Le attività della piazza di Fano si sono incontrate questa mattina per far sentire la loro voce in merito alla problematica della decentralizzazione degli eventi e il poco coinvolgimento della piazza 20 settembre. Ormai le manifestazioni si svolgono all'esterno del centro storico, ha detto Mirisola, e di conseguenza portano meno afflusso nelle vie centrali, togliendo lavoro alle attività. Facendo gli eventi nella piazza, di conseguenza la gente gira in tutto il centro storico. Abbiamo sentito questa esigenza perché comunque negli anni abbiamo notato la differenza, non solo il calo dei turisti, ma anche la diminuzione degli eventi sia a livello di quantità ma anche a livello qualitativo, dove purtroppo si tende a spostare anche il lavoro a favore magari di associazioni che organizzano l'evento a discapito delle attività che pagano le tasse solo pubblico e dipendenti durante tutto l'anno. Sono dei momenti difficili per il commercio che stiamo cercando di affrontare tutti insieme, cercando di darci supporto tra di noi, perché comunque il Covid sicuramente non è stato d'aiuto e la ripresa è molto distante, soprattutto se un'amministrazione non ci sta vicini, non cerca di incentivare quello che è il lavoro di chi vive la città 365 giorni all'anno. Attività come può essere la mia e quella di altri colleghi che sono qua da più di 10 anni possono testimoniare tranquillamente il fatto che nel tempo la situazione è cambiata. Mentre una volta venivamo resi partecipi dell'organizzazione degli eventi, non solo a livello organizzativo ma anche a livello economico, perché abbiamo sempre partecipato economicamente e con sforzo anche fisico spesso per organizzare eventi nella piazza, per cercare di portare un indotto in tutto il centro storico. Purtroppo non succede più questo. Il messaggio che cerchiamo di lanciare non è una semplice protesta, ma è una vera e propria richiesta d'aiuto per cercare di tornare a far risplendere Fano e cercare di dargli il giusto valore. Noi siamo i primi a rimboccarci le maniche e a metterci d'impegno, chiediamo all'amministrazione di darci sostegno a 360 gradi, aiutandoci a cercare di mantenere viva la città. A dare supporto a questa iniziativa anche la Confesercenti, presente all'incontro di questa mattina con la stampa. Come associazione noi siamo qui per un grido di aiuto, siamo disponibili a sederci a un tavolo e organizzare insieme le manifestazioni per valorizzare questa piazza. Quindi non è una critica politica, non è una critica fine a se stessa, ma soltanto di un modo come un altro per stringerci la mano e iniziare a lavorare insieme. Così come viene fatto a Pesaro con l'amministrazione comunale, nella quale si organizzano le cose insieme. E questo sta portando ottimi benefici a tutti, alla città, al turismo e a tutti gli operatori della città.